Oui, je pense que ça a été content pour les supporters. Più che per me sono contento per la squadra, che abbiamo lavorato bene durante la settimana e ci voleva questa vittoria, quindi sono molto contento per la squadra e per il risultato raggiunto, per la vittoria. E per i tifosi. On a fait une belle victoire et je suis... Ovviamente poi c'è un altro aspetto da considerare, perché tre rigori e avete tirato in tre giocatori diversi, quindi anche questo è un segnale del gruppo che continua a essere molto cementato, molto vicino, molto unito. Ok, sì, il tiratore scelto è Rodrigo De Paul, poi l'ha lasciato uno a Maxi Lopez e l'altro a me, quindi questo vuol dire che siamo solidari tra di noi, che ci sosteniamo a vicenda e per lo stesso obiettivo. E che on est tous là pour le même but. Prima viene la squadra seco, però tu questa sera a livello individuale hai fatto vedere di aver avuto una crescita molto importante dal punto di vista fisico. Ti senti meglio rispetto all'inizio della stagione? Ouais, je me sens bien physiquement. Sì, all'inizio della stagione avevo un po' di chili in più che ho smaltito durante le settimane e sono partito male anche per via dell'infortunio che ho avuto la stagione scorsa. Poi il mister mi ha dato fiducia anche facendomi vedere dei video della passata stagione che mi ritraevano, mi riprendevano con una buona performance e quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto durante questo periodo che sono stato infortunato e che mi sono ripreso. Allora stasera volevo dimostrare a tutti quello che valgo e quello che so fare. Seco, infine questa vittoria per voi, ho sentito prima anche un po' un applauso in spogliatoio, avete battuto le mani anche un po' perché serviva tanto, era troppo preziosa anche a livello di testa per farvi giocare più liberi, non solo in questa partita ma anche per il resto del campionato. C'était important pour vous de gagner, c'était très important pour moi. Oui, aujourd'hui c'est une victoire importante. Maintenant c'est que le début. C'è detto che la vittoria ovviamente era molto importante, molto sentita tra di loro per il gruppo e che adesso ci sarà la sosta dopo l'ultimo match, il prossimo, però si spera sempre di giocare così bene sia in casa che fuori. Non si pone degli obiettivi adesso, ma bisogna giocare sempre bene come stasera. Ultimissimo flash, credo già di sapere che la risposta sarà oui, speri di debuttare in nazionale? Ouais, c'est la deuxième fois que je vais en équipe nationale. Sì, ha detto che è già abbastanza fiero, insomma, grato di essere stato chiamato, convocato per le due partite che la Costa d'Avorio ha giocato, che ovviamente la concorrenza è molto ampia, con Kessi, eccetera, a centrocampo, quindi l'importante è vincere e qualificarsi, poi si gioca volentieri. J'espère qu'on va se qualifier.